presentarvi Alessandro Malaspina Pola. Mi fai disperare. Vi leggo le poesie. Per una occorrerà una cosa speciale che poi chiedo a lui. Questa è dedicata a Gesù Cristo. Io purtroppo non sono credente, però la figura di Cristo è molto affascinante. Ho letto per la miliardesima volta aspettando Godot, quando Vladimiro chiede all'estragone chi hanno crocifisso, e lui risponde milioni di altri. E lo dico col Madonna. In questo periodo il mondo sta affondando e stiamo rischiando una dittatura per della gente che non sa chi è Cristo, ma solo la sua morale distorta. E la mia poesia di protesta e di immagine cristiana, come vedi. Non ti so vedere appeso alla croce, tutto osso sanguinare. Non so se udire il tuo grido al Padre. Mio Dio, perché mi hai abbandonato? Se qui greve e mutismo, non ti so considerare come un numero o una lettera, se tu sei Dio o carne. Conosco nelle mani gli scheletri nel dolore, però non sei tu. No! Moriamo allo stesso modo, ci chiudono in un faldone, andiamo al macero. Io non vedo l'alba da un tempo imperterrito. E questa opinione che ho qua in un certo punto particolare che mi sa, non c'è un po' attenzione perché sennò ok. Avevo degli occhiali molto più scoposcopici, ma c'è un mio amico che si chiama Roberto Chioda che poi si spaventa poi. Autoritratto. Ho incontrato me con lo specchio. Anche stamattina. Mi sono rassicurato, non fosse tempo perso aver scelto me fra i tanti pretendenti. Essermi coccolato prima di dormire, ero ancora singolo, mi coccolavo prima di dormire, nutrito di cibo e filosofia, dissetato come un beduino nel deserto quotidiano, salutato come un miope, le varie costellazioni, posso anche morire, il corpo è una donna, mi ha teso a guati, guarda come sono ridotto, cioè, no, ero un atleta una volta. Per il piacere losco dei medici e dei bancari. Il mio corpo ha idee per conto terzi, ha dato ragione alla follia, però sono tornato in me. Ed è sempre un piacere sorridermi. Wow! Qui leggo una poesia di un punk italiano del 1900, perché secondo me era un punk, perché Dante era figlio da Cina, Petrarca pure, Boccaccio anche, e Cecco Angiolieri era come me, era un giullare. Io lo amo tantissimo, Cecco Angiolieri, l'ho cercato la più famosa, anche se ho fatto delle cose anche molto belle che sono considerate minori. C'era 100 anni fa, tu lo saprai, una raccolta dalla Burr, che purtroppo temo che mio nipote per fattorazie, le rime del Cecco Angiolieri, sono pazzesche. Ed è un vero punk. Se io fossi fuoco, arderei il mondo. Se io fossi vento, lo tempesterei. Se io fossi acqua, lo annegherei. E se fossi Dio, lo manderei nel profondo. Se io fossi Papa, allora sarei Giocondo, che tutti i cristiani imbrigherei. Se io fossi imperatore, sa che farei? Lo sa che farei? A tutti mozzerei lo capo attorno.
il melone si apre, il melone, vabbè. Una cosa che è andata a sentire, se io fossi morte andrei da mio padre, se fossi vita fuggirei da lui, similmente farli da mia madre. Se io fossi cieco, o cieco lo so, come io sono e fui, torrei le donne giovani e leggiadre, ciao Adriano, e vecchie lardi lascerei al tuo. L'ultima è dedicata al mio amore, non puntare a fare gli ospiti. È già una poesia romantica, mi è saluto con una cosa dolce, perché dopo tanta pazzia, perché posso fare di peggio, nel senso che se una volta Roberto Fiori mi dà carta bianca, io vengo vestito con Priscilla Villa del deserto, non sto scherzando. Lo faccio, non sto scherzando. Ma senza permesso. No, perché Roberto non può, ha paura, no? Io ho paura, la faccia è quella diciamo più laica, e quella è vicino per l'italiano, insomma, la tete ce l'ha mia. Ma questa è una poesia seria e d'amore. Torno a guardare il mare, ogni volta lo trovo nuovo, sorpreso dietro le rocce, ho parlato con un gatto, timido, coi passi lenti, ho parlato con un marinaio, agli stessi anni delle conchiglie, che io ho raccolto per te. Torno a guardare il mare, lo trovo nuovo ogni volta, come sa essere la tua pelle. Richiesta, spenga il cellulare, sono narciso qua, questo cazzo. Si chiama Dal Cannibale, che è un po' la vita che viviamo tutti nel pubblico impiego, nel senso che siamo tutti amici, abbiamo tanto più. Se potessimo ammazzarci uno con l'altro, magari. Ecco, se uno sapesse che è legittima difesa, legittima di danno. Dal Cannibale, serve la mensa. Cosa preveda il menù? Non si è ancora palesato. Io spero tanto che il commensale distinto signore biondo non finisca nel mio piatto, non mi piace. Men che meno la signora venga impastata a lungo, eppure dirò al momento delle cucine, non esce chi potrebbe consigliare le vivande. La cosa un po' mi preoccupa, ma forse non dovrei neanche pensarci. Sono già così ben accomodato insieme alle patate arrosto, ai pomodorini, l'insalata extra. Mangiate me! Grazie a voi. Bravo! Bravo! Bravo!